Fiaccole accese per una marcia silenziosa ma che vuole gridare mai più. Alessandra Della Rocca e dei sindaci dei comuni vicini strada a manifestare. Una forma di indignazione rispettosa a seguito della tragedia di martedì scorso, quando una normale serata si è trasformata in tragedia stroncando la vita di un giovane 23enne, Vincenzo Giovanni Busciglio, morto accoltellato in strada. A lanciare un accorato appello è stato il parroco di Alessandra Della Rocca, Don Salvatore Centinaro. Ci fermeremo dinanzi alla casa di Vincenzo per mostrare la nostra solidarietà. Quando c'è solidarietà, fratellanza, c'è anche apertura alla verità. Non possiamo essere né omertosi, non possiamo essere coloro i quali si girano dall'altra parte. Tutto quello che stiamo facendo non ha senso se ciò accade. Allora diventa importante che ogni tassello venga messo al posto giusto. Noi, disposti al cambiamento e all'avvicinamento a Dio, ma allo stesso tempo che la verità venga alla luce, non per ciascuno di noi giudicare, ma perché oltre a Dio possa giudicare le autorità competenti a un fatto gravissimo. L'omicidio è peccato, la vita è preziosa, la dignità della persona è preziosa, ciascuno di noi siamo preziosi e non possiamo tacere. Sono tre i fatti di sangue consumati recentemente nel piccolo paese dell'Agrigentino. Oltre all'omicidio del 23enne, anche l'uccisione per una lite tra vicini di casa di un 72enne a settembre e un'aggressione usando l'acido nei confronti di un impiegato delle poste nel novembre scorso.